Dopo la riapertura del Teatro Caniglia e del Parco Fluviale, sarà ora la volta del Cinema Pacifico? Se lo chiedono i sulmonesi, che attendono da tempo una risposta al riguardo. Con il motore del web oggi il cinema cade nell'oblio, ma per molti godersi un film davanti al grande schermo ha sempre il suo fascino. Una città come Sulmona, vocata all'arte e alla cultura, deve tornare a garantire l'offerta cinematografica. Il Pacifico non può diventare solo una sala per convegni e conferenze. Beh, manca sì, considerato che un cittadino della Valle Peligna dovrebbe arrivare a Pescara o Chieti per vedere un film, direi che il cinema è una cosa importante. C'è addirittura chi ne ha bisogno, quindi sarebbe il caso di seguire tutti i possibili percorsi per permettere ai cittadini di averne uno. Una volta c'erano tre cinema, adesso non c'è manco uno. L'unico che c'era adesso non è più cinema. Per i turisti, per le persone, per passare anche un sabato sera di vera, un cinema sarebbe ancora meglio. Il comune per un periodo che ha rilevato il Cinema Pacifico per ripristinarlo, adesso mi pare che non so se appartiene ancora al comune, però vedo che non funziona come si deve, insomma, come dovrebbe. Beh, basterebbe darlo a delle persone competenti che in qualche maniera, anzi, hanno già dimostrato di poter essere, come dire, all'altezza di gestire un cinema. Basterebbe semplicemente però dargli anche l'opportunità di fare cassa in qualche maniera, perché quattro biglietti venduti al giorno non reggono un cinema pacifico e quindi anche l'apertura del bar. Sulmona senza un cinema attivo, un cinema che però deve riaprire con criterio e assiduità. Da parte delle associazioni non manca il desiderio di prendere in gestione una struttura così prestigiosa. Il problema, come si è detto, è quello del fare cassa. Come garantire una riapertura permanente? Come investire in tal senso? Tutti auspicano che queste domande trovino presto una risposta.